Attenzione, il seguente video è una rivisitazione italiana di quello realizzato da Il Mango. Per maggiori informazioni o eventualmente i download dei mondi, visita il video originale cliccando in questo momento qui in alto a destra. E bella per YouTube, che sono benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui, come avete visto dalla intro, in un nuovo video ispirato a quello di Il Mango, in una nuova rivisitazione italiana. Oggi parliamo di licheni, come vedete alle mie spalle, che sono questo nuovo blocco aggiunto nella 1.17. Allora, nelle ultime versioni sono state apportate un bel po' di modifiche a questo blocco, quindi andiamo a vedere quali sono le grandi novità che permettono di farmare questo blocco in un modo molto molto particolare. Tutti noi sappiamo come si ottiene questo lichene, ovvero andando nelle caverne, ma non tutti sanno che con il bone meal può essere ampliato, si può espandere nelle zone in cui lo utilizziamo, quindi come vedete da qui si sta espandendo su tutti i blocchi adiacenti. Oltre a questo è possibile raccoglierlo grazie alle cesoie, quindi noi possiamo prendere le cesoie e possiamo tranquillamente raccoglierlo, ma negli ultimi snapshot c'è stata la modifica che grazie alle cesoie con efficienza 2, mi raccomando efficienza 2 non efficienza 1, possiamo addirittura instant minarlo, quindi come vedete opla, si rompe veramente istantaneamente, basta solo passare velocemente lo sguardo e funziona. Un'altra feature molto interessante è che qua, come vedete, ci sono tre licheni sullo stesso blocco. Se noi lo rompiamo, non ci droppa solo un lichene come nelle scorse versioni, bensì tre, ovvero una per ogni facciata. Andiamo quindi nella zona di test con slash lichene ed ecco qui la farm presentata da Il Mango. Forse l'ho cambiata leggermente, ma comunque dovrebbe essere più o meno la stessa. Come si utilizza? Molto semplice, cioè in realtà molto semplice rispetto ad altre farm, un po' più complicato. Bisogna attivare la leva, ecco qui. Inizierà a fare ticchettio, successivamente si entra all'interno di questa botola, chiudendosi al proprio interno e mirando verso il basso basterà premere. E come vedete si riesce a scavare ben 6 blocchi ogni volta che si utilizza una durabilità. Ovviamente è consigliato utilizzare delle cesoie con unbreaking e anche con mending, così possono essere riparate. Questa farm produce una quantità incredibile di oggetti. Stiamo parlando di 1800 licheni al minuto, quindi tranquillamente una cassa piena di licheni. Per uscire è un po' più complicato, bisogna premere tasto sinistro e tasto destro in quasi contemporanea e ovviamente le persone che non lo sanno possono rimanere qui intrappolati per sempre, quindi questa è una fantastica trappola per i propri amici nabbi, perché se rimangono qui intrappolati non possono letteralmente fare nulla, perché provano a scavare sotto ma non hanno tempo di minare sopra nemmeno, e solo se sanno la tecnica riescono a uscire, ma ovviamente se sono dei novellini non la sapranno mai. Fermiamo la farm da questa leva e proviamo a costruirla. I materiali che ci servono sono veramente pochi, ci siamo due ripetitori, 6 filamenti di redstone, dei dispenser pieni di bone meal, ovviamente si possono anche aggiungere degli hopper per riempire, 6 licheni, 4 altri blocchi di sostegno per fare delle altre cose oltre a quello che sono già presenti nel piano, 2 osservatori, una leva e una botola. Ok, partiamo individuando il punto in cui vogliamo fare la farm e ci piazziamo lì in centro. Da questo punto piazziamo 2 dispenser, uno in questa posizione e uno in questa posizione, che puntano verso la zona che abbiamo deciso che sarà il punto della farm. Negli altri due lati piazziamo dei dispenser che puntano verso l'alto. Quindi abbiamo metà che puntano lateralmente e metà che puntano verso l'alto. Fra quelli due che puntano verso l'alto ci mettiamo un filamento di redstone. Mi raccomando, deve essere a forma di più, non a forma di cerchio. E da uno dei due lati, in questo caso io lo faccio a questo lato, mettiamo un ripetitore. E partendo da qui costruiamo tutto il circuito. Quindi facciamo una fantastica L, come il cavallo degli scacchi. Ci alziamo di uno, filamento di redstone. E successivamente dobbiamo mettere un altro ripetitore. Quindi da questo che è rialzato ci facciamo un attimo un po' di supporto in questo modo qui e ci mettiamo anche un altro ripetitore. Fatto. Dove ci sono i due dispenser che puntano lateralmente ci piazziamo un blocco. Quindi dalla parte c'è la redstone, dall'altra c'è il blocco. Piazziamo un osservatore che punta in questa direzione, quindi che con la freccettina che punta dentro questo blocco, e dall'altro lato così, in questo modo, che guarda il distributore. Ci mancano gli ultimi due, dispenser, come fare? Uno così e uno così, attaccati al blocco dove c'era attaccato anche il ripetitore. Possiamo quindi attaccare la leva in questa posizione qui e iniziare a piazzare tutti quanti i licheni, uno per ogni superficie di questi blocchi. E per finire mettiamo una botola in questa posizione qui. Per farlo basta utilizzare un blocco di supporto, per esempio in questo modo qui, e togliendolo subito dopo. Possiamo quindi pulirci l'inventario, munirci di cesoie con efficienza 2, tirare la leva e andare qui dentro nella base segreta e minare. Per uscire tasto sinistro e tasto destro. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando guardate anche il video di Il Mango per maggiori informazioni, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi, ciao! E se sei uno di quelli che è arrivato fino a questa parte del video e si lamenta perché io non carico abbastanza video, vi ricordo che c'ho il secondo canale dove carico un sacco di contenuti, soprattutto in questo periodo sta uscendo la Ultra Hunger Games su Marte.